Spezia e Reggiana ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, una sfida che in Serie B non si vedeva da lontano 1951. Nello Spezia poche sorprese, rientra Mul dall'infortunio e si riprende il posto al centro della difesa a fianco a Nicolaou, in avanti Verde con Moro e Antonucci. Nella Reggiana coppia d'attacco formata dall'ex di turno Antiste e Dagondo, dietro a loro gioca Girma. Poche emozioni nel primo tempo che vede gli ospiti partire più convinti, ma il primo pericolo capita sui piedi di Verde che impegna Bardi con un tiro a giro. La Reggiana prova poi a spingersi in avanti ma la partita si nota più per i cartellini gialli estratti nella prima frazione, ben 4, che per le azioni da gioco create. Nella ripresa doppietta di Gondo che regala la prima vittoria in campionato alla Reggiana. Nel recupero gol della bandiera di Francesco Pio Esposito.